Sei capito, sei capito. Allora, talent show, televisione, pubblico, parliamone con la nostra prossima ospite, giovanissima, ben arrivata, Silvia Olari, eccola che ci raggiunge. Silvia, benvenuta, grazie per essere qui con noi. Silvia ha partecipato ad Amici, alla scorsa edizione di Amici, ha partecipato come cantante, però tu inizi a cantare da piccolissima, Sì, giusto? comincio quasi come un gioco, no? Ero bambina, quindi ho cominciato a 9 anni a suonare pianoforte perché appunto mi sono iscritta a questa scuola nel mio paese, che è un piccolo paese in provincia di Parma, e appunto ho cominciato come un passatempo oltre la scuola. E non hai mai lasciato questa passione, questo Esatto, mai più passatempo. pensavo che insomma mi potesse dare così tanta gioia, quindi veramente è quello che mi porta avanti in questo Ma momento. come sei arrivata a scegliere di partecipare ad Amici? Beh, domanda interessante devo dire. C'è da dire che ovviamente io a 14-15 anni, come tutti i ragazzi, i ragazzini, no? Preadolescenti, comunque si guarda la televisione. A me ha sempre affascinato tanto questa possibilità che veniva data, perché io la considero una grande opportunità ai giovani di potersi far vedere. Ovviamente, come appunto si discuteva prima, emergere in così tanti cantanti che ci sono, soprattutto giovani, soprattutto talentuosi, è sempre più difficile. Quindi, essendo sempre più difficile, involontariamente si va verso la televisione, che è un grandissimo Verso mezzo. chi ti dà un'opportunità, perché prima Esatto. Pasquale Mammaro diceva che bisognerebbe forse partire dalle piazze per arrivare poi alla TV, però io immagino un giovane ragazzo, un giovane cantante che fa? Si mette in piazza e strimpella da solo. È chiaro che non è possibile, immagino, No, no? perché Accedere, è ma possibile? il cantante è di un gruppo, no? Si inserisce in un In un complessino, in un gruppo, contesto, in una certo. band, come si dice oggi, e fa la sua esperienza cantando in giro dove lo chiamano, dove richiamano, Perché nelle farlo piazze. ad Amici? No, beh, si crea un altro tipo di atmosfera. Lì quando superi l'esame della piazza, praticamente hai già capito l'80% di quel lavoro lì, perché la piazza non perdona niente, non ti perdona assolutamente niente. Se sei uno che ha personalità, carisma, eccetera, vedi che il pubblico, per quanto possa essere, insomma, limitato da uno che non ha un gran nome, eccetera, eccetera, comunque resta lì e ti osserva. Quando invece si vede subito invece quando non interessi, perché la gente invece di fermarsi in piazza cammina, circola, passeggia, eccetera, eccetera, e ti lascia lì da solo a proseguire in un Capisci subito clima se sai assolutamente. catalizzare o no Esatto, l'attenzione. quando tu hai capito che c'è anche un modo per farlo, cioè la tua personalità la esprimi in maniera compiuta, bene, allora a quel punto lì vedi che hai un riscontro che è assolutamente misurabile e allora probabilmente sei Silvia, uno che Silvia, mai vale. cantato in piazza? Sì, ho cantato tante volte, ho fatto anche piano bar, che è una cosa che fanno tantissimi, appunto da quando ero giovane. Poi è vero il discorso comunque che la piazza ti mette alla prova, è anche vero che però un programma come quello di Amici ti mette altrettanto alla prova perché ti trovi in situazioni, soprattutto nella fase serale, dove comunque ti abitui anche a esibirti in un discorso anche un pochino più psicologico, quindi sei sotto stress per le sfide e quindi ti fortifica veramente tanto. Da questo punto di vista può essere considerata comunque, anche se in maniera diversa, appunto come si diceva, però un'ottima palestra, io che l'ho vissuta lo posso Com'è il assolutamente mestiere del garantire. cantante? Come se lo immagino, perché sta Tu cominciando, sei si una può dire, adesso. cantante, cioè sulla carta d'identità Ci cosa vorresti ci proviamo, fosse diciamo. scritto? Sì, ovvio che mi Professione piacerebbe cantante. vedere La scritto scrivi appunto pure? cantante. Sì, scrivo anche ed è stato diciamo un passaggio che ho fatto in questi ultimi mesi. Io sono entrata come cantante, nella mia edizione c'erano anche i cantautori, invece io ero interprete, ero pianista e cantante, e poi quando sono uscita dal programma, non so, c'è stato un passettino in avanti, forse anche dovuto all'esperienza che ho fatto dentro, perché ti aiuta ad andare a fondo, a credere tanto in te stesso e a cercare insomma tutti i modi possibili per poter fare strada appunto in questo ambiente che secondo me è uno dei più difficili Qual è, veramente. cosa lo rende difficile, così difficile? Perché comunque innanzitutto, ad esempio io,
per chi ad esempio magari non è arrivato alla finale del programma è sicuramente più difficile anche per un fatto di visibilità minore e quindi però se appunto si acquista una determinata forza dentro di sé e si riesce a cercare la maniera di uscire ugualmente attraverso quello che si sa fare, quindi scoprendo delle nuove capacità, io sinceramente non avrei mai pensato, lo dico sinceramente, di riuscire a scrivere canzoni, quindi per me è una grande soddisfazione. Una curiosità. Scrivere le canzoni può essere difficilissimo, soprattutto per chi non ha un mondo interiore che riesce ad esprimere. La canzone di per sé è la cosa più banale del mondo, la cosa importante in una canzone è il concetto, cioè quello che si vuole esprimere. Una volta che si è intuito, scoperto il concetto, dopo le parole, insomma, è una questione solamente di conoscere un po' la lingua italiana e di saper rimeggiare, perché è quello difficile, soprattutto per un cantautore, chiamiamolo così, che esprime soprattutto delle verità che sono sue e che cerca però cercano di coinvolgere la maggior parte delle persone che ascolteranno, mentre colui che scrive le canzoni per mestiere è diverso, perché quello lì si mette lì al pianoforte e la canzone la trova nascosta in quegli accordi, in quello strumento, in una chitarra, insomma, eccetera. Poi va magari da un altro e dice: io ho questa melodia, mi scrivi le parole? E quello scrive le parole magari creandole e inventandole di sana pianta. Ecco, quella è una canzone. Poi ci sono le canzoni di cui appunto tu parlavi adesso, cioè quelle che sono nascoste dentro di noi stessi, sì, e che aspettano soltanto, come dicevamo prima, che viaggino in questa armonia universale che ci circonda, fino a quando non arrivano da te e ti dicono: guarda che tu dentro c'hai questa cosa qua, e tu la scrivi. E tu la scrivi. Abbiamo adesso un'altra testimonianza, direi così. Sì, no? Perché Silvia spera di scrivere sulla carta d'identità professione cantante, esatto. E da grande farò il cantante. Pure io. Pure tu? Pure io. Sì. Ecco, da grande farò il cantante anche Antonio, vuoi accennarci qualcosa? No, sono stonato. L'immensità, vai, lasciamo, vai. Lasciamo perdere, non roviniamo col capolavoro l'immensità. No, va bene. Lasciamo perdere. Poi dai, a domani.